Invenzione della televisione italiana. Dai pensieri leopardiani, il 24esimo. O io mi inganno, o rara è nel nostro secolo quella persona lodata generalmente le cui lodi non siano cominciate dalla sua propria bocca. Tanto è l'egoismo, e tanta l'invidia e l'odio che gli uomini portano gli uni agli altri, che volendo acquistar nome non basta far cose lodevoli, ma bisogna lodarle o trovare, che torna lo stesso, qualcuno che in tua vece le predichi e le magnifichi di continuo, intonandole con gran voce negli orecchi del pubblico per costringere le persone, sì mediante l'esempio, sì con l'ardire della perseveranza, a ripetere parte di quelle lodi. Spontaneamente non sperare che facciano motto per grandezza di valore che tu dimostri, per bellezza d'opere che tu facci. Mirano e tacciono eternamente, e potendo impediscono che altri non vegga. Chi vuole innalzarsi quantunque per virtù vera dia bando alla modestia. Ancora in questa parte il mondo è simile alle donne. Con vergogna e con riservo da lui non si ottiene nulla. Giacomo Leopardi. All'unanimità anche qui il premio è segnato. A Carmelo Bene per la carriera. Lo ritiro io.